Vince Costa sul campo di Crema 60-57, siamo con il coach di Costa, Gabriele Pirola. Allora, subito un big match, subito una grande battaglia, scoppiettante all'inizio, molto combattuta alla fine. Beh sì, all'inizio Crema ha fatto subito un bel parziale lasciandoci a zero, noi non entrava la palla, loro molto, molto bene. Poi abbiamo assorbito un po' il colpo, l'urto, abbiamo avuto anche noi dei buoni parziali. Devo dire che veramente gran merito alle ragazze oggi, perché venivamo da una situazione molto difficile a livello fisico, con infortuni, con gente che rientrava dopo un mese, e queste ragazze sono riuscite a stare al ritmo di una squadra che secondo me è una delle due meglio del girone, che è Crema. E potevamo vincerla, potevamo perderla, secondo me qualcosa in più alla fine ci è arrivato dalle ragazze più giovani che abbiamo fatto giocare, e parlo di Colognesi, Allevi, di Scacciati alla fine, che sono riuscite non solo a non far rimpiangere quelle più esperte, ma a darci un qualcosina in più che stasera è valsa la partita. Ecco, nel finale punto a punto voi siete stati sempre un pochino avanti, cos'è che vi ha fatto vincere questa gara? Comunque ha parlato delle giovani, comunque la Baldelli insomma ha avuto un peso. Allora, Baldelli è riuscita a stare in piedi fino alla fine, oggi penso che sia veramente cotta, ma non avendo Balossi non avevamo un'alternativa nel playmaking. E, beh, la bomba di Scacciati ha spaccato il momento, perché poi è arrivata verso la fine, e non i tiri liberi dove abbiamo tirato peggio di Crema, e non nei falli dove ne abbiamo fatti più di loro, ma in questa gestione che alla fine ci ha permesso di non perdere mai palla e anzi magari portare a casa un paio di rimbalzi importanti, più quella tripla lì alla fine ha proprio spaccato in due. Siamo solo alla prima di campionato, ma che torneo dobbiamo aspettarci? Abbiamo parlato di Costa, abbiamo parlato di Crema, chi ci sarà davanti? Ma secondo me davanti ci saranno Alpo e Crema nel tempo. E noi siamo a quel livello, insomma, secondo me da primi quattro posti dobbiamo puntare a stare lì. È chiaro, abbiamo tante ragazze che si affacciano alla 2 quest'anno e quindi inevitabilmente faremo degli errori, ecco, che magari altre squadre faranno meno. Però mi aspetto che il campionato possa essere per noi a questo livello, insomma, giocare contro chiunque, vincere si può vincere con tutti, e ogni volta limitare i passi falsi e cercare ogni volta di mettere qualcosa in più.